Salve ragazzi, sono Andrea Bruno. Molti di voi già mi conosceranno, soprattutto chi opera nel web. Io di professione faccio l'ideologo e l'inventore. Alcune delle mie invenzioni, delle mie macchinazioni sono divenute molto famose e soprattutto molto attuali. La mia invenzione principale, quella che probabilmente da qui a un futuro andrà molto di voga, è il sistema legislativo open source. Tutti noi sappiamo che dei tre poteri dello Stato ce n'è uno che per esistere ha bisogno della classe politica. La classe politica è quell'organo preposto a legiferare, quindi è rappresentazione riflessa del potere legislativo dello Stato. La mia teoria prevede di istituire un sistema di legislazione open source, dove a legiferare sarà il popolo intero utilizzando dei sistemi informatici. Io questa teoria sono stato il primo a testimoniarla in internet, ancora non c'erano i blog, non c'erano i forum, c'erano i newsgroup e io ho portato avanti la mia azione di proselitismo per anni. Quando sono partiti i primi blog, il mio blog è stato il primo a essere presente in internet, il mio blog era il primo a essere presente in internet, anche prima ancora che esistesse la parola stessa blog nella lingua del vocabolario italiano. Un'altra mia invenzione è il software per creare il blog multiutente, il blog cooperativo, dove all'interno di questo blog confluiscono più persone e ognuna partecipa. Ognuna di queste persone ha la propria bacheca messaggi per interagire, un proprio album fotografico e la possibilità di crearsi delle liste utenti. Badate bene, tutto questo quando Mark Zuckerberg, lui era ancora lì a giocare con la PlayStation. Ecco, io sono stato l'inventore del software con queste tre caratteristiche. Quando io ho inventato questo software, ancora non aveva un nome. Chiaramente il difficile è inventare qualche cosa che non hai mai visto, che non esiste già. Una volta che qualche cosa è stata vista, è stata presa per appurata, è una cosa che tutti noi diamo per scontato e per banale. Io ho inventato questa banalità che al giorno d'oggi ha un nome e si chiama social network. Ok ragazzi, grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.